sono Bad Attitude, faccio parte della squadra di Roma delle She Wolves e il mio ruolo è blocker e quindi faccio parte di un gruppo di 4 persone che giocano chiaramente insieme contro la gemmer avversaria. Beh, è un lavoro molto di squadra perché chiaramente da sola uno contro uno non si vince facilmente perché la gemmer, quella che corre, spesso è molto agile, quindi avendo rincorsa, diciamo che uno contro uno vai sicuramente a perdere. Faccio principalmente gemmer, anche se da un po' di tempo ho iniziato a fare blocker. Sono in questa squadra da 3 anni e diciamo che sono praticamente una delle più vecchie della squadra nel senso di tempo, anche d'età. Quando si fa una partita ogni squadra ha un bench coach che diciamo che è colui che tira dirige la squadra e poi c'è il lineup manager che è colui che sceglie le formazioni che entrano in campo. C'hai una seconda identità, quindi ti puoi permettere di usare questo tuo derby name, un soprannome, sì, che un nome con cui giochi. Ormai nel mio caso è diventato il mio nome nella vita, perché io non mi chiamo più Aurora, ma mi chiamo Little Pony, Pony, cioè anche al lavoro per mia madre mi chiama Pony, cioè quindi ormai non ho più, cambierò nome all'anagrafe. Dementis, perché... Allora, in realtà l'articolo de è inglese e poi mentis, che è perché demente, però anche dementi, cioè la mente. Quindi è tutta una cosa tra genio e follia, va bene. Vabbè, quindi ci sono queste giocatrici sui pattini. Non c'è nessuna palla prima di tutto, io dico sempre, ci sono palle, no, ci sono ovaie. Solo ovaie. Quindi sono 2 squadre da 5-5 giocatrici. Di queste 5 ci sono 4 che sono, diciamo, la difesa, si chiamano le blockers. E uno che sarebbe la jammer, che è l'attaccante e si riconosce dalla stella sulla cover del casco. Quindi l'attaccante deve superare questo muro, è un gioco molto strategico in realtà perché oltre che il contatto fisico si gioca soprattutto di testa, perché appunto le tue blocker devono cercare di aiutarti evitando quelle avversarie e quindi magari tentano di ostacolarle e di fare dell'offense, cioè tentano di metterle fuori uso per far passare la propria jammer. Quindi in realtà è molto molto strategico, ci sono tantissime regole, è molto complicato e per ogni partita ci sono minimo 6-7 ref, arbitri, quindi immaginate. Claudia Pantera, la prima autrice di questo blog, scusa mamma ma sono una derby girl, che è appunto il primo blog italiano che è stato creato in cui si parlasse di roller derby, aveva scritto tutti insomma gli esercizi quelli che servivano alle fresh meat per cominciare, gli esercizi utili, è stata la prima che diciamo ha spiegato un po' di regole di base di questo gioco, ecco. Aveva cominciato ad allenarsi con noi e appunto ormai all'inizio, proprio quando la squadra era appena nata, purtroppo adesso non c'è più e insieme ai genitori, visto che lei aveva questa grande passione, abbiamo deciso di riproporre insomma questo evento almeno una volta l'anno per ricordarla e anche insomma come unione per tutte le squadre italiane, un modo per incontrarci e giocare insieme. Alleniamo, cioè non abbiamo un allenatore esterno, noi stesse giocatrici, siamo 6 giocatrici che sono anche allenatrici,
Quindi queste sei a turno, ogni volta una persona, diciamo, rimane fuori, non si allena, però allena le altre. E quindi ci mettiamo d'accordo, facciamo un programma, facciamo un planning degli allenamenti e a turno ogni giocatrice allena le altre. Un evento come quello di questo weekend, che prevede addirittura due giornate, ha dietro un'organizzazione molto grande e ce ne occupiamo noi in prima persona. Cioè, oltre ad essere giocatrici, ieri dovevamo arrivare in pista, tracciare il tracciato per giocare, portare le panchine, portare le sedie, attaccare l'impianto, preoccuparsi del cibo, dell'acqua, di tutto quanto. Quindi, insomma, è uno sport che impegna non solo a livello sportivo, agonistico, di allenamento, ma impegna in prima persona, e poi, diciamo, i compensi sono anche altrettanto, insomma, positivi, perché è una bella soddisfazione quando un evento come questo viene bene. Non dici ok, ho giocato bene, punto. No, ho contribuito all'intera organizzazione dell'evento. È uno sport di contatto fisico e dici vabbè, ma una ragazza che fa queste cose, invece sì! Le ragazze soprattutto queste cose, perché a parte che ci vuole tanta strategia, quindi non c'è solo il lato fisico, però ci sono anche ragazze cazzute, oh. Ma poi a parte quello, io posso dire che, insomma, cioè, di violenza ce n'è veramente poca, poi dipende uno che intende per violenza, però cioè, c'è contatto, c'è energia, poi, c'è energia, sì, esatto. Poi ci sono tante regole, come vi ho detto, quindi in realtà è molto calibrato tutto e si sta molto attenti, quindi in realtà, però magari da fuori, no, si vedono queste ragazze che sono spesso tatuate, perché comunque c'è anche questo filone punk che poi si è un po' diffuso a Londra su roller derby, quindi no, magari fuori, al di fuori può esserci questa visione. È tutto femminile, non c'è niente di maschile, anche se potremmo sembrare un po' delle ragazze un po' più, ecco, forti, quindi diciamo, se vogliamo dire mascoline, ma non c'è veramente niente di mascolino, perché le ragazze hanno molta più forza dei ragazzi. Yes! Non capisco neanche quanti punti faccio quando gioco, quindi non faccio niente, no, no, non è come il calcio che ci sono queste cose, si esulta tutte insieme alla fine.